Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il 21 di giugno del 2021, noi siamo qui per leggere la parola di Dio. È sempre un piacere dal lunedì al venerdì, sempre a mezzogiorno oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi. Noi durante questa puntata leggeremo la parola del Signore, stiamo leggendo il libro di Ruth. Libro di Ruth che è abbastanza breve, ci sono soltanto 4 capitoli. Infatti noi abbiamo incominciato venerdì scorso e già oggi, lunedì, noi concluderemo la lettura di questo libro, perché oggi noi leggeremo il capitolo 3 e il capitolo 4 del libro di Ruth. Nonostante sia un libro abbastanza breve, ha una storia bellissima. E quindi ti invito a leggere insieme a me la parola del Signore. Ruth, capitolo 3. Parola del Signore. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scende all'aia, ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì e lui ti dirà quello che tu debba fare. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e beve, e con il cuore allegro se ne andò a dormire all'estremità del covone. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò e soprassalto si voltò, ed ecco una donna che era coricata ai suoi piedi. «Chi sei?» gli chiese. E lei rispose: «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Ed egli a lei: «Sì, benedetta dal Signore, figlia mia. La tua bontà da adesso supera quella di prima, poiché non sei andata dietro a dei giovani, poveri o ricchi. Non temere dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. È vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n'è un altro che ti è parente più prossimo di me. Passa qui la notte e domattina, se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccia pure, ma se non gli piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio. Come è vero che il Signore vive, sta coricata fino al mattino». Lei rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina, poi si alzò prima che un uomo potesse riconoscere il suo vicino, poiché Boaz diceva: «Nessuno sappia che questa donna è venuta nell'aia». Poi aggiunse: «Porta qua il mantello che hai addosso e reggilo». Lei lo rese ed egli si vi misurò dentro 6 misure d'orzo e glielo mise sulle spalle, poi se ne andò in città. Ruth tornò da sua suocera che gli disse: «Sei tu, figlia mia?» E lei le raccontò tutto quel che quell'uomo aveva fatto per lei e aggiunse: «Mi ha dato anche queste 6 misure d'orzo, perché mi ha detto: non devi tornare da tua suocera a mani vuote». E Naomi disse: «Rimane qui, figlia mia, finché tu veda come l'affare finirà, poiché questo uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato questo affare». Ruth, capitolo 4. Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto, ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz gli disse: «O tu, tal dei tali, vieni e siediti qua». Quello si avvicinò e si mise seduto. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: «Sedetevi qui». E quelli si sedettero. Poi Boaz
disse a colui che aveva il diritto di riscatto: Naomi, che è tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimelech, nostro fratello. Ho creduto giusto informartene e dirti: acquistala in presenza di quanti sono qui seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuol far valere il tuo diritto di riscatto, fallo, ma se non lo vuoi far valere, dimmelo perché io lo sappia. Infatti, non c'è nessuno al di fuori di te che abbia il diritto di riscatto e dopo di te vengo io. Quelli rispose: farò valere il mio diritto. Allora Boaz disse: il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: io non posso far valere il mio diritto perché rovinerei la mia eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, poiché io non posso avvalermene. C'era in Israele questa antica usanza per render valido un contratto di riscatto o di cessione di proprietà. Uno si toglieva la scarpa e la dava all'altro. Era il modo di testimoniare in Israele. Così colui che aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: acquistala per conto tuo. E si tolse la scarpa. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion e Malon, e che ho pure acquistato Ruth, la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi ne siete oggi testimoni. E tutto il popolo che si trovava alla porta della città e gli anziani risposero: ne siamo testimoni. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, che le due donne che fondarono la casa di Israele. Spiega la tua forza in Efrata e fatti un nome in Betleme. Possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Perez che Tamar partorì a Giuda. Così Boaz prese Ruth che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e il Signore gli diede la grazia di concepire e quella partorì un figlio. E le donne dicevano a Naomi: benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per più di 7 figli. E Naomi prese il bambino e se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Le vicine gli diedero il nome e dicevano: è nato un figlio a Naomi, lo chiamarono Obed. Egli fu padre di Isai, padre di Davide. Ecco la posterità di Perez. Perez generò Chezron. Chezron generò Ram. Ram generò Amminadab. Amminadab generò Nason. Nason generò Salmon. Salmon generò Boaz. Boaz generò Obed. Obed generò Isai e Isai generò Davide. Parola del nostro Signore. Quindi noi vediamo qui che questa donna Ruth infine diventa parte della famiglia del futuro re di Israele, re Davide. Ma questo è tema per un altro libro della Bibbia. Ti invito perché domani tu stia con me a leggere la parola del Signore. Inoltre, noi continuiamo sempre a pregare al Signore. Se tu hai una richiesta di preghiera, non esitare a mandarmela al 340-237-9339. Noi vogliamo pregare insieme nel nome di Gesù, pregando a Dio Padre, nel nome di Cristo, attraverso la potenza dello Spirito Santo. Sono qui per pregare, per leggere la parola e perché noi insieme possiamo crescere nella via del Signore.
Io vorrei in questa occasione darti un fortissimo abbraccio, un santo bacio, e che il Signore possa davvero guidare la tua giornata e la tua settimana nel nome di Gesù. Leggiamo la Bibbia insieme.